Quelle che vedete sono immagini rilasciate dal Ministero della Difesa russo. Mirini, bersagli, bombe ed esplosioni. La camera piazzata nella cabina di pilotaggio di un velivolo militare. Così Mosca mostra al mondo come conduce l'invasione dell'Ucraina, come distrugge obiettivi militari, in questo caso un convoglio e un deposito. Propaganda a uso interno, mentre l'economia russa è provata dalle sanzioni occidentali e l'avanzata russa in terra ucraina procede più lentamente di quanto molti si aspettassero. Quindi compare pure un ufficiale in divisa a raccontare successi. In totale, dall'inizio dell'operazione militare speciale, 196 velivoli senza pilota ucraini, 1438 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 145 lanciarazzi multipli, sono stati distrutti, dice. I russi fanno sapere di aver usato missili ipersonici Kinzhal contro un deposito militare di munizioni nell'ovest dell'Ucraina, Delyatin. Ma le bombe cadono anche su obiettivi civili. A Mariupol, i soccorritori non hanno potuto raggiungere il teatro bombardato perché si combatte in centro città. A Mykolaiv, almeno 50 cadaveri di giovani militari sono stati estratti dalle macerie di una caserma, ma dentro ce n'erano 200. Ci sono battaglie tattiche di importanza locale e gli obiettivi principali del nemico rimangono gli stessi: Izium, Volnovakha, Mariupol, Kherson, Mykolaiv. Secondo dati preliminari, il comandante dell'ottava armata militare dell'esercito meridionale, secondo distretto della Federazione Russa, è stato ucciso, rispondono da Kiev alla propaganda russa. Intanto si cerca di evacuare i civili da Mariupol nelle regioni di Kiev e di Luhansk e non solo. Questo sabato sono stati aperti 10 corridoi umanitari, mentre la Polonia, continuando ad accogliere profughi, chiede all'Unione Europea la messa al bando totale dei commerci con la Russia. Sì.